Così oggi iniziamo la nostra quaresima, mercoledì ci siamo radunati per l'imposizione delle ceneri, siamo chiamati cioè a toglierci le maschere di carnevale, quelle maschere che ahimè troppo spesso indossiamo anche nella vita reale, ma soprattutto dobbiamo stare attenti a non metterci addosso la maschera del devoto, del compunto, del quaresimale, perché adesso non più tanto, ma in passato c'era un po' questa tradizione, questa abitudine, assumere una faccia, come dice Gesù, sfigurandosi un po' il volto per far vedere che siamo in quaresima, il periodo della mortificazione. Allora bisogna essere molto chiari, la quaresima è sì il tempo della mortificazione, se ci sono delle cose dentro di noi che vanno un po' messe a tacere, giudizi oppure pettegolezzi oppure visioni catastrofiche, ma è anche e soprattutto il tempo della vivificazione, cioè siamo chiamati in questo periodo a far uscire fuori le cose positive, a prepararci in questi 40 giorni che ci vengono dati per prepararci a celebrare ancora una volta la grande notizia della Pasqua. E visto che quest'anno è San Marco che ci accompagna, abbiamo letto la sua visione, devo dire, un po' stringata e per alcuni forse un po' deludente del suo racconto, cioè del fatto che Gesù inizia nel deserto la sua vita pubblica, ma abbiamo sentito che il nostro carissimo amico Marco liquida la cosa in due versetti. Restiamo un po' perplessi, perché magari poteva darci qualche suggerimento in più, ma in questi due versetti, nella sua stringatezza, Marco condensa un po' tutto. Quindi, prima di iniziare a predicare, prima di iniziare a manifestarsi al mondo, Gesù sceglie, come dire, un tempo per sé. 40 giorni, che vuol dire come i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, che vuol dire una generazione, cioè una vita intera, Gesù vuole prendere consapevolezza di ciò che è. Anche noi è dato questo tempo, come tutti gli anni, un tempo per fare la revisione della nostra anima, un tempo per permettere alla nostra anima di raggiungerci, un tempo per chiederci se ciò che siamo ci soddisfa. Gesù si è ritirato nel deserto per decidere come fare il Messia, per decidere quale strategia pastorale adottare, per decidere in che modo annunciare al mondo la lieta notizia di Dio. Noi molto più semplicemente siamo invitati in questi 40 giorni a ritagliarci un po' di spazio, un po' di tempo per chiederci se siamo contenti delle persone che siamo diventate, se siamo contenti di ciò che siamo e soprattutto se possiamo fare qualcosa perché il Signore abbia maggiore spazio dentro di noi. È estremamente interessante quello che ci racconta Marco di questo tempo di deserto. Anzitutto dice che è lo Spirito che sospinge Gesù nel deserto. C'è un'iniziativa che ha a che fare con lo spirituale, con Dio, con lo Spirito Santo. Non è una cosa sua, non è che va nel deserto perché non sa che cosa fare, ma avverte l'esigenza forte di fare il punto della situazione. Ecco, mi piacerebbe per me in questi 40 giorni, ve lo dico, di avere il coraggio di dare maggiore attenzione, maggiore priorità allo spirito, allo spirituale. Tutti noi abbiamo un'anima che a volte ci dimentichiamo proprio di averla e resta come sepolta dietro tutte le cose che dobbiamo fare. Lo spirito sospinge Gesù nel deserto. Lo Spirito sospinge noi a prenderci questo tempo, a ragionare, a cercare di vivere alla luce di Dio e di chiederci appunto se la nostra vita spirituale, la nostra vita interiore è ciò che avremmo voluto, è ciò che ci permette di stare a galla. Lo Spirito sospinge e continua a sospingere anche noi, e lo sospinge nel deserto che non è soltanto il luogo dell'essenzialità, ma per Israele in particolare il deserto è sempre stato il luogo dell'innamoramento. Un po' come se Marco ci volesse dire: guarda, trovati del tempo, trovati dello spazio per scavare dentro te stesso, per chiederti se la tua fede, se il tuo approccio con Dio è qualcosa davvero che ti soddisfa, che ti riempie il cuore. Abbiamo bisogno di deserto, forse perché la nostra vita, non solo la vostra ma la mia, è un po' così. A volte è davvero stracolma di mille cose da fare, di mille persone da incontrare,
di mille impegni, di mille preoccupazioni. Il tempo di Quaresima che ci è donato invece ci aiuta ad andare un po' all'essenziale. E nel deserto Gesù si ritrova a confrontarsi con l'avversario, con Satana, con la personificazione del male. Ora si parla poco e male del demonio, anche fra noi cattolici, è diventato una specie di eroe romantico. Tutti noi quando pensiamo al demonio pensiamo subito all'esorcista. In realtà il male c'è, la contrapposizione del bene, è colui che cerca di allontanarci, di ingannarci, il menzognero, l'avversario. E la lotta fra bene e male è colui che inganna, che ci fa credere che Dio sia un concorrente, è il nemico da sempre. Dobbiamo farci conti. Oggi è curioso perché da una parte abbiamo un po' ridicolizzato questo personaggio facendolo diventare appunto una specie di mostro, d'altra parte si nega, cioè come dire, come se il male non esistesse, fosse tutto molto relativo. Esiste il male e la Quaresima, questi 40 giorni, forse ci sono dati anche per accorgerci del male. Nella Bibbia il peccato è male perché ci fa del male e siamo noi chiamati anzitutto a riconoscerlo per poi rifiutarlo. Nel nostro modo di pensare, nella nostra vita quotidiana, nei nostri ragionamenti, molto spesso, come dire, siamo quasi inconsapevolmente travolti da una specie di logica per cui non c'è più il male. Sì, se diventi un serial killer allora ce ne accorgiamo, se sei uno dell'ISIS che ti sgozza allora quello è un peccato, ma tutto il resto più o meno. E invece no. È interessante perché questa battaglia dura tutta la vita e in effetti i 40 giorni, vi dicevo prima, sono anche segno di una generazione, cioè Gesù tutta la vita dovrà combattere anche lui contro la parte oscura, contro la fatica, contro la scelta. Certo, in una giornata come quella di oggi, sto passeggiando per disintossicarmi un po', tira un po' di vento, c'è un po' di neve, tutto nuvolo, è difficile riconoscere le ombre. Se nella nostra vita non ci mettiamo alla luce della parola, allora certo non riusciamo. Perciò c'è necessaria la preghiera. Sapete che da sempre la Chiesa propone per il tempo di Quaresima questi esercizi di pietà, il digiuno, che vuol dire magari evitare qualche cibo che ci appesantisce oppure qualcosa di cui non abbiamo bisogno, digiunare dal fumo, digiunare dalla televisione, ma per qualcosa, cioè spengo la televisione per giocare con mio figlio. L'elemosina, che vuol dire accorgerci che ci sono altri fratelli che vivono in condizioni di disagio, di sofferenza. E infine la preghiera. Preghiera che penso, spero, tutti noi pratichiamo. Ma la preghiera, mi piace commentare, in questo senso ci è indispensabile per accorgerci delle tentazioni, non soltanto per affrontarle. Siamo talmente malmessi, almeno io a volte sono talmente malmesso che non mi accorgo nemmeno di dover combattere. La battaglia è talmente difficile che a volte non mi accorgo neanche di averla ingaggiata. È interessante perché Gesù combatte, Gesù anche lui come noi umanamente deve scegliere, deve decidere, anche se è figlio di Dio, ci tengo a sottolinearlo, umanamente ha preso una scelta, il suo è un sì totale e definitivo al Padre, alla volontà di Dio. È interessante perché Marco conclude questo brano dicendo, in secondo versetto, che lo servivano le fiere e gli angeli. Lo servivano le fiere e gli angeli. Sapete, gli esegeti discutono un po' su questo. Probabilmente è un rimando all'uomo originale, a quell'Adamà, a quell'umano che Dio ha creato e che gioca con le fiere. Come dire, nel deserto, nella Quaresima, andando all'essenziale, ritrovando Dio, combattendo la parte oscura, ritroviamo la nostra parte originale. Torniamo ad essere così come Dio aveva pensato nel suo progetto all'inizio della storia. E mi piace il fatto che ci siano anche gli angeli a servire il Signore Gesù, perché è così. Perché se entriamo nel deserto e acquistiamo quel silenzio, quella armonia, quella capacità di discernere il bene e il male, diventiamo anche capaci di riconoscere i tanti angeli che Dio ci mette a servizio. Gli angeli veri, quelli in cui credo, in cui crede la Chiesa, di cui parla la Bibbia, cioè gli angeli custodi, gli arcangeli,
ma anche gli angeli, cioè i messaggeri di Dio, che possono essere magari un nostro amico, un nostro conoscente, tutti coloro cioè che ci aiutano oggi e sempre ad affrontare il nostro cammino spirituale. Non siamo mai soli nel nostro cammino e non siamo soli neanche in questo tempo che ci viene dato. L'augurio che vi faccio allora in questa uggiosa giornata quasi primaverile è proprio la capacità di entrare in questa quaresima vincendo un po' il demone dell'abitudine, di dire ah già è quaresima, mettiamo addosso la maschera del penitente, per essere capaci davvero di tornare all'essenziale, di chiederci chi sono, dov'è la mia anima, a che punto sto, com'è il mio combattimento spirituale, se sono ancora capace, se ho ancora voglia veramente di affidarmi al Signore. E con questo vi auguro veramente una splendida quaresima e una buona domenica.